Ciao a tutti, oggi primo video del 2021 direttamente dalle campagne intorno a casa mia e oggi parliamo di come scrivere una canzone di successo. Dicevo, primo video del 2021, che è un video diverso, come vedete già dalla location, lasceremo un po' più di spazio all'improvvisazione e a volte anche un po' meno spazio all'improvvisazione. Quindi, di cosa parliamo? Dicevamo, parliamo di come scrivere una canzone di successo. Come si scrive una canzone di successo? Intanto bisogna avere un po' di talento, perché se non avete talento non c'è possibilità che esca una canzone di successo. A meno che, come ho già detto in altri video, voi non siate degli strateghi abilissimi e sappiate confezionare ad hoc, guardate che nebbia che c'è. Guardate che roba, c'è sempre questa, che poi a me piace, mi dà anche un po' l'idea, no, la suggestione della magia, del magico, queste cose, no? Però, e insomma, dicevo, primo ingrediente, il talento è indispensabile, il talento ci vuole, perché se non c'è talento, dopo non può venire fuori tutto il resto. Poi ci vuole lo studio. Bisogna saper suonare uno strumento, l'ho detto mille volte, perché lo strumento aiuta. Perdonate il fettone, ma sono un po' fuori allenamento, ma devo camminare perché con quello che abbiamo mangiato tra la vigilia e ieri, che era domenica, insomma, capite che è meglio tenersi un po' in bollo. Dicevo, la seconda cosa che serve è di sicuro il lavoro. Cioè, conosco tante persone che dicono, vabbè, scriviamo una canzone, due canzoni e siamo già a posto. No, come dice giustamente il buon Ed Sheeran, di canzoni bisogna scriverne tante. Lui dice almeno 3.000, io dico almeno 300, che sono un numero accettabile. Pensate che mediamente su 10 canzoni, quelle che scrivo io, a me ne piace una. E quindi, insomma, fate voi i vostri calcoli e poi decidete, capito? Ma dovete essere anche obiettivi. Per scrivere una canzone di successo cosa ci vuole? 1. Grande melodia. 2. Un grande testo. Che la canzone abbia, come dicevo tante volte, un identificativo, cioè che la gente si possa identificare, chi l'ascolta dica, ah, è anche la mia vita, sono anch'io, stanno parlando di me. Sono io, l'artista sta parlando a me e di me, e questo è già tanto. E poi un'altra cosa che ci vuole, sapete lì, ragazzi, ci vuole anche la fortuna di trovare un artista molto popolare, il più popolare possibile. Io sono stato abbastanza fortunato in questo, devo ammetterlo. Però, come ho detto tante altre volte, mi sono anche poi fatto trovare pronto nel momento in cui mi è stata data la possibilità di collaborare con super, 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 super big, che ringrazio ancora qui pubblicamente. Quindi voi dovreste fare un po' la stessa cosa. Ragazzi, qua è il fiatone, sono fermo, c'è il fiatone, ma mica bene. Quindi dicevo, prima cosa da fare, primissima cosa da fare, è scrivere molto. Guardarsi intorno. Se voi guardate anche qui, adesso voi direte, ma che ispirazione ti dà questo? Come, che ispirazione mi dà? Mi dà tanta ispirazione, capite? Perché ad esempio dentro quelle case laggiù, le vedete? Sapete quante cose sono capitate? Tantissime. E se noi cominciamo a immaginare le storie, che sono le storie d'amore, le storie di vita, che sono accadute in quelle case, no? Capite? O anche solo quanta gente, non so, è venuta qui, si è un po' appartata, no? Tipo per fare l'amore su questo stradello di campagna in cui io mi sto avviando. Sia sta mascherina, perché è una strada privata, ragazzi, lo dico. Qui non può passarci nessuno, quindi io non me la sono neanche portata con me oggi. Vado lì e torno indietro. Questo è un passo di strada privata. Quindi, dicevo, ecco, questa è una cosa molto importante. Riuscire a cogliere i dettagli che poi diventano all'interno del testo della canzone. Qui chiaramente sto parlando di testo,
quei dettagli che fanno diventare la canzone importante, e sono i dettagli nei quali poi chi ascolta si riconoscerà, o almeno così noi speriamo, no? Altro concetto importante per scrivere una canzone di successo è dire la verità. Perché, ok, si può scrivere una canzone di successo anche facendo il classico tormentone estivo. Parole giuste, note giuste, scala ascendente, scala discendente, note ribattute, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho detto in mille video, se andate a vedere indietro nei miei video, queste cose le ho dette in un video su tre. Però quella si chiama formula, anche gli americani la chiamano the formula. È la formula. Funziona se siete abilissimi. Abilissimi, se no meglio dire la verità. Però la verità non deve essere banale. La verità deve essere vera, lo dice la parola stessa. Capite cosa intendo? La verità deve essere vera, no? La vostra verità, quella che voi in quel momento lì, perché avete la chitarra in mano e vi sentite De Gregori, dite questo è figo. No, non funziona così. Magari funziona che ti arriva un'intuizione, che ti può venire anche, non so, perché cammini, perché vedi delle persone, perché vedi la gente, perché non lo so, vedi questo, il livello, qui c'è il livello, non so se riesco a farvelo vedere, il livello dell'acqua, quando questo canale, no, deve, si vede, ecco, e lì c'è scritto 15, dal numero 15 noi possiamo cominciare a scrivere, magari la canzone si chiama 15, vedete, quello è il livello dell'acqua, però 15 potrebbe anche essere l'età, quando tu avevi 15 anni, o poteva essere, non so, quante fidanzate hai avuto? 15, è già capite, è un'idea, servono idee, la parola chiave è idee, servono idee. E le idee purtroppo non arrivano tutti i giorni così, capisci? Mentre uno cammina, acceleriamo un po', sennò qui non smettiamo niente. E quindi è così, servono idee, idee importanti, idee che lasciano il segno. E io credo che per vari motivi molti di voi abbiano idee, però non le sappiano utilizzare bene. Bisogna sapersele annotare e poi soprattutto bisogna capire quando un'idea è una grande idea o invece quando un'idea è un'idea così così. E se hai un'idea così così bisogna buttarla via, perché non è sufficiente, non lo è. Quindi questi sono i principali, ripeto, indicatori. Si dice così? Macchina, ciao! Questi sono i principali indicatori per scrivere canzoni di successo. Per scrivere canzoni così, invece va bene tutto, non c'è bisogno di tutta questa storia che, come si dice, di tutto questo spiegone che vi sto facendo, no? Non serve. Lì basta che scriviate due robe, una frase alla moda, punto, e a capo e via. Ma, non so, serve? Serve perché è meglio di niente. Ma per me è poco. Dite, questo intendo. È poco e soprattutto è quasi sempre così. Ma, chi lo sa. Riassumendo, mi fermo, così lo dico meglio. Riassumendo, una grande idea, una grande melodia, un grande testo, unico, un bel titolo, non per forza strano, ma interessante, che possa incuriosire. E basta, insomma, credo che questi siano gli elementi sufficienti. E poi tanta autocritica, scrivete, scrivete, scrivete. Ah, due cose. Una, buon 2021. Speriamo che sia davvero l'anno della rinascita e che si porti via questa pandemia, una rima che non volevo mica fare ma è uscita così. E poi, se vi va, iscrivetevi a questo canale perché ci saranno delle belle e importanti novità in arrivo. In ogni campo, in ogni luogo, no, questa l'hanno già scritta.
Ciao.